Ben trovati con le news di sport di ATV Marche, edizione del lunedì, nella quale andiamo a riepilogare quello che è successo in questo fine settimana, iniziando ovviamente dalla Serie B e dal pareggio subito in rimonta ieri dall'Ascoli al Del Duca contro il Como. Bianconeri che erano andati in vantaggio nel primo tempo e che hanno avuto anche delle opportunità per mettersi al sicuro, e poi nella ripresa invece il pareggio ospite nel dopo partita. Le parole del direttore sportivo Marco Valentini. Nel primo tempo c'era la possibilità di incrementare il vantaggio e quindi di segnare qualche altro gol. Abbiamo fatto un grande primo tempo, sotto il punto di vista realizzativo avevamo fatto solo un gol, e purtroppo queste partite poi, se non le chiudi con più di un gol di vantaggio, c'è sempre il pericolo che alla fine possano essere riequilibrate dall'avversario, che penso che ha trovato un po' il tiro della domenica, però sono stati efficaci. L'arbitro penso che avete visto voi quello che... Non sono io l'organo preposto a dover giudicare l'arbitro. Chi lo deve fare e lo dovrà fare, spero che lo farà. Voi pure avete visto la partita. Nella nostra cultura di società non vogliamo giudicare l'operato dell'arbitro, perché, come ripeto, non siamo noi gli organi preposti, e io sono qui a commentare la prestazione della mia squadra, e sono qui io perché ripeto che, come società, siccome ho visto che c'erano degli animi un po' troppo esasperati, c'era della tensione, e siccome il compito di noi dirigenti è quello di mantenere l'equilibrio e la tranquillità per evitare situazioni e dichiarazioni spiacevoli, sono qua io. Abbiamo fatto un grande primo tempo, sia dal punto di vista dell'approccio alla gara, che era mancato in quella precedente. Siamo entrati determinati, volevamo a tutti i costi fare bottino pieno, e abbiamo creato tante occasioni da gol, tante situazioni pericolose. Loro ci hanno subito per tutto il primo tempo, e come ho detto, il rammarico è quello di non aver fatto più di un gol, perché probabilmente facendo qualche cosa in più da un punto di vista realizzativo, magari il finale sarebbe stato diverso. Nel girone B invece di Serie C, un pareggio nel derby tra Fermana e Vispesaro, la vittoria dell'Ancona Matelica in quella di Imola. I risultati di questa giornata: la numero 26, 1-1 tra Gubbio e Olbia, la vittoria del Teramo 3-2 in casa della Viterbese, 3-3 fra Cesena e Grosseto. Fermana Vispesaro, come abbiamo detto, è terminata 1-1, la vittoria dell'Ancona Matelica in casa dell'Imolese 2-0, Lucchese Modena 0-0, Montevarchi Carrarese 1-1, Pistoiese Siena 1-1, Entella Pontedera 1-0, la Reggiana ed il Pescara giocheranno in posticipo questa sera alle 21. Vittoria dell'Ancona Matelica per 2-0 con le reti di Deramo e Rolfini nel secondo tempo, che valgono il raggiungimento della quota salvezza in casa biancorossa. Il direttore sportivo Micciola nel dopogara. Siamo soddisfatti perché abbiamo raggiunto, secondo noi, il primo obiettivo, che era quello della salvezza. L'abbiamo raggiunto davanti ai nostri tifosi, che oggi ci hanno dato una grande mano, una grande spinta. E niente, adesso dobbiamo continuare e dobbiamo pensare subito alla partita di mercoledì col Cesena. È una partita sicuramente difficile, ma bella. Sicuramente questa è una partita difficile contro, secondo me, un'ottima squadra che aveva bisogno di punti. Il primo tempo ha fatto una grande parata a Vella su una nostra disattenzione, e quindi abbiamo chiuso sullo 0-0. Poi il secondo tempo siamo venuti fuori con i nostri attaccanti, che hanno fatto bene, e secondo me il secondo tempo la vittoria l'abbiamo portata in porto meritatamente, e siamo contenti perché i ragazzi hanno dato tutto oggi contro un avversario difficile, un avversario che il primo tempo ha dato tutto e ci ha messo un po' in difficoltà, e quindi siamo doppiamente contenti. Era fondamentale perché noi avevamo bisogno di autostima, questo risultato ci dà tanta autostima, tanta motivazione per andare avanti, quindi ci prepariamo bene
a questa partita di mercoledì perché incontriamo una squadra forte e quindi ci prepareremo sicuramente bene. Noi viviamo giornata dopo giornata, adesso è normale che vogliamo fare, ogni partita vogliamo fare risultato. Adesso ci sarà il Cesena e daremo il massimo per vincere questa partita in casa. Abbiamo anche i nostri tifosi al nostro fianco, quindi sarà importante che ci daranno sicuramente una spinta in più. Noi continuiamo ad andare avanti domenica dopo domenica, poi è normale che se raggiungeremo i playoff è normale che noi li faremo, andremo in campo sempre per vincere. È normale che i sogni, non è che non ci, a noi sognare non costa nulla, quindi abbiamo un gruppo giovane, motivato, un allenatore bravo e quindi vogliamo continuare così e perché no sognare? Perché sognare è bello, quindi vogliamo andare avanti così. La classifica intanto con la capolista Modena che guida il gruppo nel girone B con 59 punti, segue la Reggiana con 56, quindi la Virtus Entella al terzo posto a 45 insieme al Cesena, Pescara e Ancona Metelica 42, Vispesaro e Gubbio 32, Siena e Carrarese 31, Olbia, Lucchese, Pontedera 29 punti, Teramo 28, Fermana 25, Montevarchi e Imolese 23, Grosseto e Viterbese 21, chiude la Pistoiese con 20 punti, pareggio dunque al Recchio tra Fermana e Vispesaro per 1-1, le parole di mister Riolfo in casa gialloblu. La squadra ha lavorato con dedizione, con attenzione, con voglia, con quella voglia di provare a vincere una partita che non era semplice sulla carta da affrontare. C'eravamo quasi riusciti, abbiamo rischiato anche il raddoppio con Kyrie Mateng, era stato bravo Ginestra a salvare una buona palla con una gran parata e poi abbiamo preso un gol che secondo me potevamo fare meglio. E si è riequilibrata la partita, aveva cambiato appena modulo la Vispesa, abbiamo cambiato modulo noi, invece abbiamo provato, penso entrambi, a trovare il guizzo vincente, non ci siamo riusciti e ci accontentiamo rispettando questo pareggio. Situazioni che cerchiamo, che proviamo, sono contento che è arrivato, sono contento per Alagna, che è un ragazzo giovane 2002, che si è fatto trovare presente, sempre attento e volenteroso, ed era quella giocata che cercavamo per provare a portare a casa una partita che diventavano 3 punti importanti. Per quello che è la dedizione dei ragazzi, sto solo a ripetere che siamo qua, lavoriamo giorno per giorno con grande attenzione e volontà e abbiamo già ben conscio nella testa e presente nella testa quello che è il nostro obiettivo finale e cercheremo in tutte le maniere, dedicandoci al massimo col lavoro, di raggiungerlo. Allora, arrivavano da 2 sconfitte consecutive, noi 3 pareggi di cui 2 in casa e la voglia di vincerla ce l'avevamo, però non dobbiamo rimanere con l'amaro in bocca, dobbiamo continuare a guardare avanti e prepararci al meglio per questo tour de force che abbiamo con 5 partite di fila in pochissimi giorni, quindi dobbiamo recuperare al massimo le forze e presentarci ancora più tosti a Siena. Scendiamo ancora a Serie D nel girone F, i risultati della 20ª di campionato. Nel derby a Castelfidardo il Fano vince 1-0, finisce invece 1-1 nell'altro derby marchigiano. Tra Montegiorgio e Recanatese il Porto d'Ascoli viene sconfitto in casa del Chieti per 2-1, mentre la San Benedettese vince 3-0 contro il Fiuggi. Il colpo grosso lo fa il Tolentino che batte la seconda forza del girone, il Trastevere, per 1-0. E poi Matese Vasto Girardi 3-1, Pineto Alto Casertano 1-0, 0-0 0-0 tra San Nicolò e Nereto, 2-0 della Vastese sul Castelnuovo. La classifica vede in testa la Recanatese con 41 punti, segue il Trastevere con 39, poi Fiuggi 35, Porto d'Ascoli 33, Vastese San Nicolò 32, Tolentino a 31, Chieti 30, Pineto Vasto Girardi 29, Matese San Benedettese 26, Montegiorgio 25, Fano Castelfidardo 23, Castelnuovo 20, Nereto 11. Chiude l'Alto Casertano con 3 punti.
In eccellenza, 19esima giornata di campionato, Atletico Azzurra Colli batte Montefano 2-0, Atletico Gallo Urbani 0-0 a Chiaravalle, la vittoria del Grottamare 1-0 sulla Biagio, 1-1 tra Fabriano Cerreto e Porto Sant'Elpidio, Iesina batte San Marco Servigliano 1-0, Urbino Fossombrone 0-0 a Marina, la vittoria del Val di Chienti 1-0 e poi la vittoria in trasferta della Vigor Senigallia in casa della San Giustese 2-0, a riposare l'Atletico Ascoli, classifica con la Vigor in testa a 40 punti, segue il Fossombrone con 32, Iesina, Atletico Azzurra Colli 29, Val di Chienti 26, Atletico Ascoli, San Giustese 25, Marina, Urbania 24, Atletico Gallo 22, Urbino, Montefano e Fabriano Cerreto 21, Biagio Nazaro 20, Porto Sant'Elpidio 19 punti, Grottamare 14, San Marco Servigliano che chiude con 8. E dal calcio ora al basket per la sconfitta netta della VL Pesaro a Milano in casa dell'Olimpia con un parziale appunto molto ampio 91-57 per la prima d'avversario di Luca Banchi al Forum di Milano, Milano dominante che dunque si approccia alle prossime Final Eight di Coppa Italia vincendo facile e vendicandosi sportivamente del KO nella gara di andata a decidere il parziale di 17-0 a cavallo dell'intervallo lungo con gli ospiti. A non vedere il canestro per 8 punti, l'Olimpia parte con Ole in regia, Daniel, Salviti, Melli e Tarceschi, out Delaney, Chaco e Heinz, 23-12 dopo 10 minuti, parziale di 9-0 milanese per il 19-9, 5 di Alviti e 5 di Jones. Pesaro trova il bonus dopo solo 4 minuti nel secondo quarto, ma è il quarto di Milano che arriva al 42-27 dell'intervallo. Pesaro da 6 su 17 da 2, 21 a 16 il dato a rimbalzo, 6 le palle perse, 7 di Daniels, 6 di Ricci e Hall per Milano, 9 per Jones, che ha segnato 7 dei primi 14 punti di squadra, terzo quarto nel quale Luca Banchi prende un tecnico dopo pochi secondi, chiama timeout dopo 4 minuti, un 9-0 nel quarto che diventa 13-0 dopo i 4 punti di Tarceschi, il massimo vantaggio cresce sino al 57-29 con 3 minuti da giocare, Pesaro prova a reagire, le giocate di Grant e Kell per il 63-37 milanese a un minuto diventano 67-40 di Baldasso sulla sirena. Nell'ultimo quarto Gerian Grant tocca il 3 su 3 dal campo, Biliga stoppa Zanotti, Baldasso mette il jumper del 74-45 a 8 minuti, Grant per la tripla del suo 4 su 4 da 3, gara ampiamente nel ghiaccio fino al definitivo 91-57 e finale. Non va meglio invece alla Risto Pro di Fabriano che sabato nell'anticipo è caduta a Ferrara con il punteggio di 89-69 e nel recupero di mercoledì scontro diretto che mette in palio la possibilità di staccarsi dall'ultimo posto perché questa partita se la giocheranno Roma e Risto Pro, Stella Azzurra Roma e Risto Pro entrambe appunto a 6 punti nel girone rosso. Il volley con la vittoria facile della Cucine Lube Civitanova in quella di Ravenna nella giornata di ieri, sia in ambito che europeo dunque che in quello del campionato italiano. La Lube spinge forte sull'acceleratore, non concede nulla agli avversari. I biancorossi con il 3-0 a Ravenna centrano la sesta vittoria consecutiva in Superlega con i parziali di 18-25, 20-25, 21-25, match controllato dall'inizio alla fine, un epilogo utile a consolidare il secondo posto in classifica con 45 punti all'attivo e a confermare l'imbattibilità nel girone di ritorno della regular season. Prossimo appuntamento in Superlega in programma domenica all'Eurosole Forum contro la Top Volley di Cisterna per la nona di ritorno. La Lube però scenderà in campo già mercoledì alle 20:30 per l'ultima giornata della Pool C di Champions League contro lo Zaxa. Vittoria fondamentale anche per la formazione della Megabox Vallefoglia nel campionato di Serie A1 femminile, la prima vittoria in trasferta della stagione delle Tigri strappando 3 punti cruciali nella corsa a salvezza a Trentino al termine di una partita condotta dall'inizio alla fine senza mai un attimo di pausa. La vittoria sul campo di una diretta concorrente fa salire a quota 15 Vallefoglia alla pari di Roma e a una lunghezza da Casalmaggiore che sarà ad Urbino domenica prossima. Alle spalle della Megabox a 13 punti
vertice Bergamo. La palma della migliore giocatrice dell'incontro è andata alla Kosheleva con 23 punti, mentre per le padrone di casa di Trento non è bastata Piani con 17. Le parole di Bonafede: la squadra ha fatto una prestazione pazzesca, ha detto: abbiamo lavorato molto bene durante la settimana preparando la partita a dovere, volevamo vincere a tutti i costi, abbiamo fatto pochi errori e solo all'inizio del terzo set abbiamo avuto un piccolo momento di pausa. Sono molto orgoglioso delle ragazze, abbiamo conquistato la prima vittoria in trasferta, ma in realtà ci siamo sentiti come fossimo in casa, i nostri tifosi ci hanno sostenuto dall'inizio alla fine e sembrava di essere a Urbino, dice Bonafede. Non ci siamo fatti influenzare dai risultati, sapevamo che dovevamo comunque vincere qualunque fossero i risultati delle altre partite e la missione è stata compiuta da Vallefoglia con appunto il 3-0 in quel di Trento. Noi invece siamo in chiusura, vi ricordiamo che come di consueto le notizie le trovate pubblicate sul nostro sito tvmarche.it e sulla nostra pagina Facebook di ATV. Grazie per l'attenzione, ovviamente l'augurio di una buona serata in compagnia dei nostri programmi. Arrivederci.